Pomeriggio. Oggi siamo qui convocati dall'Ambasciata di Cuba, dall'Istituto Italo-Latinoamericano, dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per ricordare una persona straordinaria che è venuta a mancare da qualche mese e che giusto un anno fa, in un dicembre, in cui sofferente ancora si faceva scrupolo di essere presente in tutti i suoi impegni, lo hanno fotografato con il suo abito grigio, seduto su una sedia all'aperto e con un perro callejero, un cane randagio, che gli si è avvicinato per accarezzarlo. Nel sincretismo cubano tanti hanno visto la figura di San Lazzaro con il suo cane in questa ultima immagine di Eusebio Leal, oramai afflitto dalla malattia, oramai stanco e senza poterlo nascondere. Ma noi oggi pomeriggio siamo qui per ricordare Eusebio Leal, una vita per il patrimonio, perché questa è stata la grande opera della sua vita. Io, il titolo che io darei a qualsiasi ricordo di Eusebio Leal che riguardi me e la nostra anche amicizia è La illusione dello impossibile, l'illusione dell'impossibile, perché quando io ho conosciuto Eusebio Leal, tutto era ancora da fare, da inventare, perfino direi da sognare, ma tutto era già nella sua testa e nelle sue energie. Noi siamo qui, voglio salutare e ringraziare la segretaria generale dell'ILA Antonella Cavallari, il direttore dell'AIX Luca Mastripietri e le persone che interverranno insieme a noi per questo ricordo, per questo saluto anche a una persona che è stata cara a tutti e che l'Istituto Italo-Latinoamericano conosceva molto bene. C'è con noi anche l'ambasciatore di Cuba, José Carlos Rodríguez, e abbiamo poi degli interventi di cui annuncerò volta per volta. Cominciamo però, per introdurci a questo grande personaggio, cominciamo con la proiezione di un video, Eusebio Leal durante l'inaugurazione della mostra Il genio di Leopardi, ricordando, di Leonardo, scusate, ricordando che questa è una delle tantissime dimostrazioni dell'ammirazione che Eusebio aveva per l'Italia, per la sua arte e per il suo popolo. Può andare il video. Del mundo contemporáneo. Una última palabra de amistad hacia mi amigo el embajador, hacia el gobierno de la República Italiana, siempre generoso y bueno, al ILA, por su admirable contribución de años en la preparación de laboratorios y expertos. Una especial gratitud a todas las organizaciones no gubernamentales e instituciones italianas de ciudades que han contribuido a los proyectos del Centro Histórico de La Habana. Dentro de un momento quedará inaugurado también el taller de restauración de papel, que es una maravilla. Podemos salvar las actas capitulares, las cartas de Martí, de Maceo y tantos documentos que la humedad y el clima peculiar de Cuba ponen en peligro, pero también en breves momentos se ha de inaugurar el taller de diseño enteramente montado y preparado y dotado de todo lo moderno que lleva el nombre de un ilustre arquitecto italiano, nacido cerca del puente de Rialto, donde conocía a sus padres y abuelos, con su farmacia La Testa de Oro, La Cabeza de Oro, al arquitecto Roberto Gotardi, que dedicó su vida
a Cuba a formar estudiantes, a formar arquitectos y una de las cosas más importantes para nosotros todos ha y debe ser la memoria. Agradezco a los marmolistas italianos aquí presentes con nosotros que nos han ayudado a restituir el esplendor del Capitolio Nacional, un esplendor que parecía estar eclipsado y que hoy en día es un orgullo de la República, un orgullo de la civilización latina, porque allí, en los símbolos de la gran Palas Atenea, que representa a Cuba victoriosa, en los símbolos patrios esculpidos por Angelo Zanelli y por otros escultores italianos, está una parte de nuestra historia. No olvidemos nunca, porque hay que aprender historia para poder explicarse las cosas como se las explicaba Leonardo, que cuando un 7 de diciembre de 1896 cayó en los campos de Cuba un héroe de una isla que se creía tan romántica en sus luchas como Creta, por ejemplo, o como la batalla de los griegos por su libertad, la isla de Cuba, cuando caía allí Antonio Maceo y Francisco Gómez Toro, el Parlamento italiano se puso en pie para guardar un minuto de silencio. Y no olvidemos nunca que el primer monumento que está en el campo de recordación, en el Cacahual, fue el monumento del pueblo de Italia al pueblo de Cuba. Alcalde, distinguidos compañeros y hermanos míos en el seno del Partido Comunista, muchas gracias por el día de hoy. Perdóneme que haya tenido que ser un poco sentado, porque estoy un poco fatigado. Pero la fatiga no es el resultado de lo que no ha podido vencerme ni derrotarme. Es que vengo caminando hace mucho tiempo, hace muchas décadas, hace muchos siglos. El verdadero misterio es que yo viví hace siglos en otros cuerpos y estuve aquí cuando se construyó el castillo. Muchas gracias. Vengo caminando. In questo breve video Eusebio Leal, già stanco come vedete, affranto su quella seggiolina, ha saputo in pochissime parole raccontare una grande parte del suo amore e ammirazione per l'Italia, ma soprattutto nella sua circolarità, da Cuba all'Italia, dall'Italia a Cuba, ha cercato di non dimenticare, ha ricordato amici come Gottardi, ha ricordato la storia che ci unisce, ha ricordato la grande, il grande artigianato scultorico italiano che ha ricoperto La Habana Vecchia e tante altre città coloniali di statue equestri. Erano i nostri scultori marmorei, dei veri maestri. Ha camminato tanto, è vero, Eusebio Leal diceva di se stesso che non era né urbanista né architetto, ma che si considerava come un restauratore. E io vorrei dare a questa parola restauratore tutta l'ampiezza della parola. Non la vorrei limitare a chi ha cominciato a restaurare palazzi decadenti, locali oramai dati per persi. Il suo è stato veramente un lavoro titanico. E vorrei ora che ascoltassimo i saluti della segretaria generale dell'ILA, Antonella Cavaliari. Prego. Grazie professoressa, lo faccio veramente volentieri perché ho da subito avuto per Eusebio Leal un affetto e una stima enormi. Era un personaggio veramente fuori dal comune e io sono stata molto fortunata perché la mia prima visita a La Habana l'ho fatta insieme a lui. Mi ha accompagnato personalmente a visitare tutte le vie del centro storico della Habana. Io tutt'oggi amo La Habana perché amo Eusebio Leal. Mi ha fatto vedere delle cose incredibili, mi ha fatto comprendere delle cose incredibili e mi ha accompagnato ancora, diciamo, in forze nonostante la malattia.
ed è rimasto con me più di un'ora, un'ora e mezza, camminando, una cosa incredibile. Vedevo la gente dell'Havana che lo fermava per strada, che ci faceva le fotografie. È stata una sensazione per me veramente indimenticabile. Una persona che stimo veramente come un grande della cultura, ha saputo dare al mondo della cultura cose che pochi hanno saputo dare. Vorrei ricordare alcune sue parole e poi parleremo un po' di quello che è il suo rapporto, che era il suo rapporto con l'Italia e con Ila in particolare. Scriveva nel 2012: temprano comprendimos que el asunto no era restaurar solo las cosas de piedras, sino más bien y sobre todo la esperanza que se podía hacer incluyendo a la ciudadanía y elevando su propia calidad de vida. Intuimos que la cuestión era enfrentar la utopía del desarrollo humano a partir de considerar la cultura como el primer principal leitmotiv de la obra, bajo el precepto de que toda acción que se aleja de la esencia humana carecería de sentido. Sono parole che descrivono molto bene il suo modo di vedere la cultura e il rapporto con la cultura. Io ricordo che nel giro che abbiamo fatto a L'Avana mi mostrava questi palazzi decadenti ai quali stavamo, diciamo, offrendo un contributo di restaurazione grazie all'AIX, con interventi di cui parlerà naturalmente il responsabile di AIX. Mi guardava e diceva: non è soltanto mettere a posto questi palazzi, ma è fare in modo che la gente ci viva, che questo centro dell'Havana non sia un posto bello soltanto per il turista che viene, fa la passeggiata, compra nella botteghina e se ne va. No, io voglio vedere una città viva, voglio che la gente ci viva e che viva in un posto bello, in case belle, degne. Ecco, questo mi è molto piaciuto e mi ha ricordato un altro grandissimo della cultura che ho avuto veramente il privilegio di conoscere personalmente quando aveva 104 anni, Oscar Niemeyer, un grandissimo dell'architettura. Ricordo Oscar Niemeyer dirmi, io gli dissi: maestro, io vivo nella sua città, è di una bellezza incredibile, e lui mi rispose: l'ho fatto perché la gente ha diritto al sorriso, perché la gente, i cittadini, quando vedono le cose devono vedere cose belle intorno a loro e non devono pagare per vedere questo. Ecco, questa attenzione al sociale, alla cittadinanza, che accomuna i grandi della cultura, secondo me è una cosa fondamentale ed è un'eredità di Eusebio bellissima. Eusebio era un giovane borsista dell'Ila, vorrei ricordare, no, appena diciamo è arrivato in Italia. Il suo primo incontro con l'Italia è stato attraverso l'Ila, forse anche questo spiega un pochino il suo rapporto di grande amore per la nostra organizzazione, no? Dice la professoressa. Però mi piace pensare all'idea di Eusebio come borsista, è una cosa incredibile. E comunque è sempre stata una persona, diciamo, affamata di arte, di cultura, che ha visto nell'Italia un luogo della storia, no? Mi raccontava episodi della storia italiana che conosceva meglio di me e meglio di moltissimi altri italiani sicuramente. Quindi questo suo, diciamo, amore per l'Italia, ma anche per l'Ila, e lui stesso lo ha ricordato in questo discorso che ha tenuto all'inaugurazione della mostra di Leonardo, ci rendono veramente particolarmente orgogliosi. Un'altra cosa che ricordo molto bene e che lui ha citato in quel discorso sono i bozzetti di Zanelli. Lui stesso li ha messi nel Capitolio e mi chiese di aiutarlo a trasformare questo prestito in prestito permanente, diciamo. Cosa che io ho fatto da direttore, quando ero direttore per l'America Latina al Ministero, con enorme piacere. E oggi ho visto la bandiera italiana nel Capitolio dell'Havana, insieme ai bozzetti di Zanelli. Una cosa che veramente tocca il cuore e che dobbiamo al grandissimo Eusebio.
Poi, come dicevo, grazie al contributo della DGCS e dell'AICS, l'ILA ha avviato delle azioni concrete di sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio culturale, soprattutto del centro dell'Avana, ma anche di altre località a Cuba. E mi piace ricordare fra questi interventi, di cui beh, immagino poi si parlerà più nel dettaglio, quello che stava moltissimo a cuore a Eusebio, il laboratorio di incadernato. Me lo ricordo anche perché mi è stato fatto omaggio di un incadernato attraverso la professoressa Santinelli, che ci ha lavorato tantissimo, e ci scrivo tutti i miei ricordi dell'America Latina. È una cosa bellissima e devo dire che aveva ragione Eusebio nel dare tanta attenzione alla memoria degli archivi. È una cosa fondamentale, la memoria e toccare con mano veramente quello che abbiamo nel nostro passato. Cuba, Italia, qualsiasi paese. Devo dire che ILA ha avuto, grazie ad Eusebio Leal, una proiezione, un'importanza a Cuba veramente notevole. E noi ce l'abbiamo messa tutta, ci sono dei funzionari che hanno lavorato per ILA con grandissima dedizione, con grande amore, ma Eusebio ci ha consentito di diventare per Cuba un vero amico. Cuba sa che l'ILA è un vero amico e ce lo ha riconosciuto in occasione anche dei 500 anni della fondazione dell'Avana, in cui appunto ILA è stata invitata d'onore, è stata invitata insieme a personalità veramente estremamente rappresentative, come una delle cooperazioni più di successo a Cuba. Ecco, tutti questi ricordi personali e non fanno sì che il legame fra ILA e Cuba, grazie alla grandissima figura di Eusebio, sia un legame, direi, trascendentale, cioè un legame che non abbiamo forse con nessun altro paese. È un legame profondo e un rispetto profondissimo. Quindi siamo, come ILA, molto grati ad Eusebio Leal e lo ricordiamo con tutto l'affetto e la stima che merita. Grazie. Grazie a lei, segretaria. Io dicevo no perché non mi volevo fare togliere il record di essere stata nel suo primo viaggio in Italia, essere stata una degli artefici di questo itinerario che lo condusse a Napoli, in Sicilia, a Roma e poi finalmente a Milano, dove ebbe la fortuna di incontrare il Piccolo Teatro di Milano con i suoi straordinari direttori, grazie alla moglie, che sono stati poi i primi, come dire, a capire quest'uomo ancora giovane, ostinatamente pressante, che cosa valeva. E quello che non volevo farmi togliere erano le parole con cui che lui mi ha scritto in una mail, in cui mi diceva che io he tenido la suerte de estar en tus proximidades y tú acogerme pobre y peregrino, cuando nadie creía en el hombre ni en la idea. Professoressa, ma io lungi dal sottrarre volevo aggiungere. Lo so, sono stata, come dire, trascinata da queste parole che sono state poi scritte tanti, tanti, tanti anni dopo e che però sono nel mio cuore, diciamo, incise. E grazie molte per il suo bellissimo intervento e vorrei ora sentire i saluti di Luca Maestripieri dell'AICS, che appunto tanta collaborazione ha prestato ai progetti di Leal.
Professoressa, grazie, grazie per questa opportunità. Siamo in collegamento video. Io purtroppo durante l'intervento di Antonella Cavallari ho avuto delle difficoltà di internet, spero veramente che riesca a concludere il mio intervento senza difficoltà. Devo dire, mi trovo un po' in imbarazzo a intervenire oggi, lo faccio ovviamente con molto piacere perché so l'importanza delle attività di cui Eusebio Leal è stato collaboratore con le nostre istituzioni, con l'AIX, soprattutto con l'ufficio AIX di L'Avana nella realizzazione dei tanti progetti che la cooperazione italiana ha realizzato a Cuba. Provo un po' di imbarazzo perché purtroppo io non ho avuto la fortuna di conoscere questa persona, che però ho potuto apprendere aver contribuito così fortemente alle azioni che in comune stiamo realizzando a Cuba. Il 31 luglio di quest'anno abbiamo perso non solo un eminente studioso, ma un grande uomo e un grande amico. Eusebio Leal riconosceva e amava ricordare il suo soggiorno di formazione in Italia, realizzato mediante una borsa di studio del governo italiano, proprio come ha detto Antonella Cavallari, gestito dall'ILA, ma dopo ha favorito in tutti i modi i programmi che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI prima e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo dopo hanno realizzato e continuano a realizzare a Cuba nel settore del patrimonio e delle attività culturali. La sua approfondita conoscenza storica, aiutata da una memoria formidabile, lo hanno reso un rigoroso difensore dell'identità culturale del centro storico della città dell'Avana, con un approccio molto attento ad evitare che il centro storico fosse musealizzato, nel senso deteriore che si potrebbe dare a questo brutto aggettivo. Infatti Eusebio considerava gli interventi sul patrimonio monumentale come uno strumento di coesione e promozione sociale e poneva la massima attenzione a che fossero conservate negli edifici restaurati non solo le attività economiche, ma anche le residenze degli abitanti e i servizi, in particolare quelli rivolti ai giovani come le scuole e agli anziani come i centri di accoglienza, di residenza e di attività. Il patrimonio culturale e la sua appropriazione condivisa. Ecco un altro insegnamento di Eusebio. Fare in modo che tutti i cittadini si sentano coproprietari della memoria storica comune e possano conoscere i fattori essenziali di una identità locale e nazionale di cui essere orgogliosi, senza arroganza, con il sorriso e la leggiadria del Caribe. Eusebio Leal è stato un grande studioso che ha scelto di non richiudersi in una torre d'avorio, ma ha vissuto fra la gente della sua città e del suo paese che lo ha amato e rispettato enormemente. Parallelamente ha svolto un'estesa attività di divulgazione attraverso i moderni canali di comunicazione e ha sostenuto un'intensa e appassionata attività di partecipazione a convegni, seminari e studi in moltissimi paesi in tutto il mondo, raccogliendo consensi, riconoscimenti e stima che si sono positivamente riverberati su tutta la comunità che egli rappresentava. Egli ha perseguito una visione della storia e della cultura da cui abbiamo molto da imparare. L'operato di Eusebio Leal ci indica chiaramente una strada di successo, innovativa, nel solco di una tradizione umanistica ampiamente intesa, particolarmente significativa in un periodo storico così difficile e travagliato, in cui si evoca come ineludibile la condivisione di obiettivi per uno sviluppo sostenibile. L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo si riconosce in questo approccio e agisce così come indicato nel documento triennale di programmazione e di indirizzo, in cui vengono espressamente citati come ambiti di intervento la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale e naturale in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del millennio. Interventi spesso associati con l'elaborazione e la realizzazione di politiche volte a promuovere anche attività economiche come il turismo sostenibile.
In questo, come nei documenti più recenti elaborati anche a livello comunitario e internazionale, la cultura è ormai identificata come un efficace ambito trasversale di attività di cooperazione allo sviluppo. Una cultura a tutto tondo in cui anche la musica, la danza, il teatro, la letteratura, il design, intesi come industrie culturali e creative, possono giocare un ruolo rilevante nel sostenere e promuovere le economie altrimenti fragili sotto altri aspetti. Una visione, come dicevo, condivisa dalla cooperazione allo sviluppo italiana, presente a Cuba con una propria sede a partire dal 2016, che ha investito ingenti risorse e un crescente impegno in attività pertinenti il patrimonio e le attività culturali, e che ha avuto in Eusebio Leal un interlocutore attento, raffinato, riconoscente e autorevole. So poi che più tardi si collegherà anche la nostra direttrice della sede a L'Avana, che sicuramente porterà testimonianza diretta di tutto quello che AIX sta portando avanti a Cuba e che ha avuto in Eusebio Leal un punto di riferimento insostituibile. Non rimane dunque che proseguire nel solco tracciato da questa grande personalità e onorarla mantenendo fede nei programmi e nei progetti, alla visione e alla sensibilità che ci ha trasmesso con umiltà, amicizia e molto sentimento. Per quanto riguarda l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, posso assicurare che continueremo a impegnarci con ogni energia possibile per mantenere fede a questo impegno. Grazie. Grazie a lei, Luca Mastripietri, direttore dell'AIX, per questo quadro delle attività così incoraggianti fra due paesi che hanno tanta vocazione di amicizia e tanta lunga storia comune. Eusebio però era un grande imprenditore, con un grande senso. È un grande organizzatore, un grande senso, anche come lei ha ben rilevato, di attività che potessero anche produrre ricchezza, economia, ma era anche questo personaggio così fantasioso che si poteva permettere il lusso di far mettere una statua in bronzo del Cavaliere de Paris in uno dei posti più centrali dell'Avana Vecchia. Il Cavaliere de Paris era stato un senzatetto che credeva di essere un nobile francese e che girava l'Avana nei primi anni della rivoluzione, un personaggio quasi tradizionale, quasi folclorico, e quando morì, conosciuto da tutti naturalmente, e rimpianto anche come figura tipica del panorama urbano dell'Avana, Eusebio fece erigere questa statua. Era una cosa abbastanza sorprendente. L'aveva anche fatto seppellire in una chiesa. E a chi interrogava, Eusebio disse: "Fuera como si hubiéramos otorgado veracidad a su delirio imaginativo". L'ho fatto per dare autenticità al delirio immaginativo di un uomo senza tetto che credeva di essere il Cavaliere di Parigi. Parlava di sé, Eusebio, parlava di sé, e naturalmente ha reso quel personaggio, come dire, l'ha veramente scolpito nel bronzo. E vogliamo ora proporvi un audiovisivo che è frutto proprio dell'attività dell'AIX e che si intitola L'Avana tra passato e futuro. Nel 2019, L'Avana, capitale di Cuba, la più antica delle grandi città del continente americano post-colonizzazione, ha compiuto 500 anni. Una grande festa che ha ripercorso la storia della città e un'occasione per celebrare il recupero della città stessa. 16.000 edifici ristrutturati e rigenerati, decine di luoghi storici riaperti al pubblico e tanti ancora da restaurare e da riscoprire.
un recupero nel quale l'AICS, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, insieme ai suoi partner, ha giocato un ruolo fondamentale, sostenendo la conservazione del patrimonio archeologico e architettonico, mettendo la città in relazione con grandi esperti italiani del restauro e conservazione, e attivando il ruolo propositivo delle organizzazioni non governative italiane e cubane operative a L'Avana. L'Avana fu fondata presumibilmente il 16 novembre 1519. Dico presumibilmente perché si suppone sia stata fondata in questo luogo. Questo luogo è simboleggiato da un edificio chiamato El Templete, che riproduce e ricorda la fondazione dell'Avana. Il centro storico dell'Avana è il primo stop di qualsiasi visita. Impossibile non rimanere incantati dai palazzi di Plaza de Armas, il Palazzo dei Capitani Generali e la Plaza Vieja, dove i caffè rigurgitanti dei turisti da crociera si alternano ai negozi di Stato con gli scaffali mezzi vuoti, a sparute boutique e venditori improvvisati. La Plaza Vieja era un centro commerciale, fu ed è tuttora uno dei luoghi emblematici dell'Avana. Qui vivevano le persone più aristocratiche della città. Un anno importante è stato il 1830, quando la nazionalità cubana inizia ad emergere. L'arte è un elemento centrale della città, tra murales e gallerie. Nel Vedado, il quartiere coloniale, famoso per i suoi bar e ristoranti, non è difficile finire su qualche terrazza e parlare con fotografi, attori, scrittori. La vita culturale freme in locali come la Fabbrica d'Arte Cubano o la Galleria d'Arte Continua o i tanti centri sociali e culturali pubblici. L'Avana, tra mille difficoltà oggi, è una città unica al mondo, uno dei grandi centri del continente americano, vivace e pronta a riconquistare il suo ruolo di capitale culturale dei Caraibi. I Caraibi sono un Mediterraneo americano. In quel mare si sono mosse le civiltà e le culture. Si sono fuse tutte le correnti dell'architettura, della cultura, e si è prodotta una fusione umana molto importante. L'Avana è una città misteriosa e attraente. Nessuno può rimanere indifferente al suo fascino, perché è una città bella e allo stesso tempo una città che deve essere sempre scoperta. Ogni città è una creazione umana. Niente può essere paragonato a Roma, niente può essere paragonato a Venezia, è qualcosa di supremo. Allo stesso modo, L'Avana è assolutamente unica. Oggi una parte importante del patrimonio storico, architettonico e culturale rischia di perdersi. Per sfuggire a questo destino, L'Avana ha chiesto aiuto all'Italia che oggi, tramite l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sostiene e finanzia il processo di rivitalizzazione integrale ed integrata del centro storico dell'Avana, avviato dal governo cubano attraverso il recupero progressivo del suo patrimonio storico-culturale e lo scambio di buone pratiche di conservazione e restauro. Uno dei tanti progetti è Innova Cuba, realizzato da ARCS Culture Solidali, che sta lavorando per promuovere l'uso delle innovazioni tecnologiche e metodologiche nella conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, rafforzando l'offerta turistica e simultaneamente la crescita economica e sociale del territorio. Innova Cuba è un progetto sostenuto dall'Italia e si sviluppa su tre linee di lavoro principali. Una è quella dedicata prettamente al restauro e alla conservazione del patrimonio storico-culturale e viene sviluppata attraverso il passaggio di buone pratiche e di innovazione tecnologica, in particolar modo utilizzando tecnologie laser o tecnologie di punta in tema di conservazione e restauro. La seconda linea di lavoro è il coinvolgimento degli attori non statali nel processo di conservazione e valorizzazione con l'attivazione di un centro noto come Spazio Creativo, che di fatto è un incubatore di imprese giovanili e creative. Ci troviamo nell'opera Havana Espacios Creativos, un edificio art déco composto da grandi sale, grandi colonne e travi. Per i giovani creatori neolaureati all'Università di Architettura, Disegno Industriale e Graphic Design.
dove avranno spazi per creare i propri progetti e dove sarà possibile utilizzare le apparecchiature informatiche di cui sarà dotato il centro. Il terzo progetto è un centro visitatori, che ha lo scopo di educare i turisti al patrimonio culturale e sociale e alla sua conservazione, e di fungere da agenzia turistica etica. La funzione principale del centro visitatori non è solo quella di informare e assistere il visitatore in arrivo, che sia solo o in gruppo, ma è anche quella di promuovere forme di turismo culturale responsabile, in modo che i turisti conoscano com'è la vita quotidiana nel centro storico. Tra i vari interventi si sta completando il recupero di scuole, case popolari e centri di formazione per evitare una gentrificazione del centro, ovvero lo svuotamento della città storica di tutte le famiglie per fare spazio a negozi, atelier e residenze di pregio, preservando così un tessuto sociale misto e vivace. Molti degli interventi sono progetti sulla conservazione del patrimonio culturale finanziati dal governo italiano e dalla cooperazione italiana allo sviluppo, e sono realizzati insieme all'Officina de l'Historiador della città, istituzione responsabile del processo di rigenerazione e salvaguardia della città. Il patrimonio storico-culturale dell'Avana è assolutamente unico. Vari sono stati i settori in cui abbiamo affrontato temi, allestito laboratori, formato personale, trasferendo il know-how italiano all'Avana. Ci sono poi tanti elementi che ci uniscono, soprattutto in quelli che sono gli antichi mestieri su cui è stata poi costruita anche questa città, e quindi con la volontà di rivitalizzare quei mestieri che si sono persi attraverso e le scuole di formazione e attraverso il gabinetto di restaurazione dell'Officina dell'Historiador, che al momento risulta essere il luogo di riferimento per il lavoro e la professionalità nel settore della conservazione per l'Avana e per tutto il paese. Due in particolare sono i settori dove le maestrie italiane sono più attive: il restauro degli edifici e il restauro e la preservazione degli elementi archeologici. Uno dei progetti più importanti sostenuti dall'Italia ha visto la restaurazione degli antichi documenti di fondazione della città. Questo è uno dei libri degli atti capitolari del Cabildo Abanero, che non è altro che il governo della città. Questi libri risalgono al secolo XVI, cioè ai primi anni dalla fondazione della città dell'Avana. Questi sono davvero documenti di grande valore storico, veramente storico e simbolico, perché raccolgono tutte le questioni relative al governo della città. L'architettura è fragile, soprattutto a causa del clima, del cambiamento climatico. Cuba è un'isola. Il cambiamento climatico è una minaccia. Negli ultimi anni diversi cicloni hanno colpito Cuba. Nessuno direttamente a L'Avana, ma non è stato possibile evitare che quando i cicloni lasciano il Golfo del Messico verso il sud di Cuba, il mare penetri a L'Avana. Quindi è un impegno. Per questo sono così profondamente grato alla cooperazione italiana. In primo luogo perché tutti ci siamo formati nella scuola italiana di restauro, tutti. Principali architetti del Plan Maestro, io stesso, siamo passati attraverso le borse di studio del Ministero degli Affari Esteri e ci siamo formati in Italia. Viviamo da vicino qualcosa di più importante del patrimonio, il popolo italiano. Ecco perché presiedo la società Dante Alighieri, ecco perché realizziamo la settimana di italianistica, ecco perché realizziamo la settimana della cultura italiana, perché è un impegno profondo, non solo con la cooperazione, ma con la cultura. Leggete, ci vuole lungi, noi no. Per cogliere le ciliegie ci vuole lungi, noi no. Per far l'amore ci vogliono i malandrini, somma la rondinella, e quanto ti voglio amare. Abbiamo ottimi rapporti con Ila.
sono stati organizzati corsi di formazione in tutte le arti del restauro: legno, vetro e carta. Una delle architetture più affascinanti da salvare è l'Istituto Superior de Arte, voluto da Che Guevara e Fidel Castro per diffondere le arti tra la popolazione cubana. Un complesso sorto sui resti dell'esclusivissimo Country Club, costruito dagli americani, dove nemmeno il dittatore Fulgencio Batista era ammesso, poiché mulatto. Questo luogo era un club di aristocratici americani e de La Habana, che venivano principalmente per giocare a golf. All'inizio della rivoluzione, Fidel Castro e Che Guevara, con il pretesto di giocare a golf, hanno avuto una possibilità di venire qui e, quando hanno visto il luogo, hanno progettato di costruire quella che nel loro immaginario doveva essere la migliore scuola d'arte del mondo. Una scuola d'arte che avrebbe portato studenti da tutta l'America Latina. Nel 1965, precisamente il 26 luglio di quell'anno, queste scuole d'arte furono inaugurate in questo luogo. Il compito di realizzare il progetto fu affidato a tre architetti: Riccardo Porro, Vittorio Garatti, Roberto Gottardi. Il primo cubano, gli altri due italiani, tutti poco più che trentenni, convinti sostenitori della rivoluzione cubana. Non fu posto loro alcun vincolo estetico, nessuna commissione che esaminasse i progetti e mettesse l'imprimatur, nemmeno un limite alle spese. Unica condizione: i tre architetti dovevano utilizzare i mezzi e i materiali che Cuba metteva a disposizione, perché non si poteva sprecare denaro per importarne. Nascono così le cinque scuole d'arte: teatro, musica, danza moderna, danza classica e arti plastiche. Ogni architetto ci mette del suo. I suoi studi, le sue esperienze precedenti e il suo rapporto con Cuba e la sua cultura. Gli spazi sono il frutto avanguardista di una visione organica dell'architettura, dalle curve femminili avvolgente e onirica. La facoltà di arti teatrali fu l'opera principale di Roberto Gottardi. Questa era la scuola dove si studiava drammaturgia, teatro e scenografia. Al momento i nostri studenti non sono in questo meraviglioso recinto. Siamo dispersi in diversi spazi del campus universitario, perché inizierà presto il restauro di questa facoltà di arte teatrale, grazie alla storica collaborazione con il governo italiano, con lo scopo inequivocabile di portare in auge nuovamente questa facoltà. Sarebbe molto bello vedere La Habana restaurata, completamente restaurata. Una Habana dove non si vedano sempre più crolli di meravigliosi edifici, ma dove quegli edifici vengano salvati, almeno nelle facciate, e dove venga fatto un lavoro di restauro come ha fatto Eusebio Leal, con uno sforzo tremendo, con il centro storico di La Habana. Penso che quella sia La Habana che vorrei vedere. Una Habana in cui i nuovi edifici non sostituiscano quelle meraviglie dell'architettura, della storia dell'architettura che abbiamo a La Habana. E penso che ora sia un pericolo imminente per la nostra città. Il lavoro per restituire La Habana al mondo continua, così come continua lo sforzo della cooperazione e del settore privato per sostenere la preservazione di questo patrimonio unico. Grazie direttore per questo bel video
i 500 anni dell'Havana, ora siamo già a 501 anni, ce l'hanno mostrata in tutta la sua bellezza. Grazie a voi per la collaborazione a questa impresa. E così abbiamo conosciuto un altro aspetto che va, ingloba e comprende tutto il lavoro fatto da Eusebio Leal, non solo nell'ambito dell'Havana Vecchia, perché l'esempio di Eusebio, la sua tenacia, la sua ostinazione è stata come lui voleva quando si dichiarava restauratore, ha dimostrato che lui era un restauratore di volontà, e lui stesso ha detto: io sono un predicatore. Io ricordo anni in cui alla televisione cubana si fermavano tutti i telespettatori a guardare una meravigliosa rubrica che si chiamava Andar La Habana, dove Eusebio Leal, camminando per La Habana, faceva vedere ai cittadini di quella bella città bellezze che, pur passandoci frequentemente sotto, molti non avevano notato né avevano saputo apprezzare. Anche quello di divulgatore è uno degli aspetti straordinari di questo personaggio, veramente a tutto tondo, questa persona, scusatemi. Vorrei ora passare per voi il video di Maria Rosaria Stevan, direttrice dell'AIX a La Habana, cioè un video che ci viene proprio dai luoghi di cui parliamo. Salve, un saluto a tutti da La Habana, e siamo davvero molto onorati di potervi inviare questo nostro saluto a nome dell'Ambasciata Italiana a La Habana e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Purtroppo non possiamo seguire l'evento che rende omaggio ad Eusebio Leal assieme a voi. Eusebio rappresenta e continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio a Cuba e nel mondo, in particolare per la cooperazione italiana. L'appoggio avuto dal maestro è stato fondamentale per poter avviare la nostra attività di cooperazione nell'ambito di un settore che ora rappresenta uno dei prioritari a Cuba e riguarda la cultura, il patrimonio e il sostegno alle economie creative. Grazie al contributo del governo italiano stiamo infatti realizzando nel paese importanti interventi in campo architettonico volti a coniugare il ripristino del valore artistico degli edifici con la riabilitazione importantissima della loro funzione abitativa e sociale, associata allo sviluppo di capacità tecniche e alla creazione di nuove opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani. Molte azioni si sono proprio concentrate nel centro storico della Habana e si stanno realizzando tramite il lavoro congiunto dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana ILA a fianco dell'Officina dell'Historiador della Ciudad de La Habana, e contribuiscono al processo di riqualificazione del centro storico, un'occasione per valorizzarlo come ambiente culturale e creativo, contribuendo allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità che vi vive. Altri interventi poi ci vedono operativi come Italia a fianco del Ministero della Cultura, e qui non posso non menzionare l'importante opera che stiamo realizzando nella capitale per conservare e valorizzare il patrimonio culturale della Facoltà di Arte Teatrale dell'Università della Arte della Habana, la ISA, con il supporto tecnico del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, la DIDA. Eusebio Leal ha contribuito con il suo incessante operato a rafforzare la immagine e il ruolo di Cuba come luogo di unione e scambio tra culture e popoli, e non a caso ha paragonato i Caraibi a un Mediterraneo delle Americhe, un mare dove culture e civiltà diverse si muovono e ibridano da migliaia di anni. Io credo sia un'immagine bellissima che ci fa pensare alla cultura, all'arte, al patrimonio culturale, quali espressioni della ricchezza e della diversità dei popoli, che costituiscono scambi quindi preziosi, spazi di incontro, apprendimento reciproco e trasformazione.
È una visione questa che come cooperazione italiana condividiamo perfettamente e che con il nostro lavoro a fianco dei nostri partner cubani stiamo cercando di realizzare giorno dopo giorno. Eusebio Leal ci ha insegnato ad allargare la nostra visione di recupero globale del centro cittadino, nel rispetto della sua identità, di chi lo abita e lo vive. Ecco perché negli interventi progettati sotto la sua guida si sono sempre incluse opere di restauro di alloggi popolari, le vivienda, creazione di scuole e di residenze per anziani, recupero di botteghe artigianali tradizionali e la realizzazione di alberghi destinati a un turismo di qualità. Grazie al sostegno dell'Italia, al lavoro congiunto tra ILA e Officina della Historiador, la cooperazione italiana ha contribuito al recupero in particolare di due importanti edifici nel centro storico dell'Avana destinati all'uso abitativo, in via Lampariglia 64 e 65, con la consegna agli inizi del 2019 di 71 alloggi popolari. E al termine dei lavori di manutenzione della scuola secondaria Arturo Villavoi, inaugurata a settembre dello scorso anno, che accoglie oggi oltre 360 studenti della sesta, settima e ottava classe. E devo dire che uno degli obiettivi principali dei nostri interventi mira anche proprio a risvegliare l'interesse dei giovani per la cultura, per le arti e per il patrimonio cubano, sostenendo la loro capacità di innovazione e facilitando l'accesso alle nuove tecnologie. Ecco perché in linea con questa strategia di inclusione dei giovani mi piace ricordare l'intervento Innova Cuba che in collaborazione con l'Officina dell'Historiador, la nostra ONG ARCS, ARCI Culture Solidali, sta realizzando nel centro storico dell'Avana, progetto cofinanziato dall'Italia, volto a rafforzare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche applicate alla conservazione del patrimonio culturale e per promuovere anche un turismo sostenibile nell'area urbana. Quindi grazie al nostro contributo abbiamo reso operativo il centro visitante San Cristobal di Avana Vecchia, con la missione di dare valore al patrimonio culturale e storico della parte più antica della città, informando i turisti in tal senso. E sempre con questa visione di inclusione dei giovani, a partire da quest'anno ha preso vita Avana Spazio Creativo, un grande laboratorio e incubatore di imprese creative e culturali giovanili, primo del suo genere nell'isola, per valorizzare nuove capacità professionali e promuovere il trasferimento di conoscenze e know-how a giovani creativi che vengono poi anche affiancati nell'inserimento nel mondo del lavoro. Voglio concludere il mio saluto ricordando un messaggio che il maestro Leal ci fece avere per ringraziare l'agenzia e la nostra ambasciata per il calendario che abbiamo prodotto per quest'anno, per raccontare il lavoro che stiamo realizzando nel settore del caffè in Oriente di Cuba e che abbiamo titolato Mucho más que caffè, molto più di caffè. Eusebio Leal nel suo messaggio si felicita per questa nostra interpretazione di fare cultura, anche occupandoci di coltivazione del caffè. Eusebio credo abbia colto appieno il significato del nostro lavoro di cooperazione, perché ogni nostra azione è cultura e partecipa in questo modo alla storia di un paese. Quindi dall'insegnamento del maestro, dalla sua concezione di cultura come spazio di incontro e di scambio, grazie alle relazioni autentiche, alle collaborazioni che abbiamo costruito in questi anni tra Italia e Cuba, io credo possiamo affermare che attraverso le iniziative culturali il lavoro congiunto tra i nostri due paesi sta contribuendo allo sviluppo socio-economico di Cuba. Ringrazio tutti, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento per l'evento e in particolare un ringraziamento. Grazie Eusebio dal team dell'Avana. Oltre a Maria Rosa Steven, sempre dall'Avana, adesso un saluto in video di Perla Rosales Aguirre Urreta, che è la direttrice generale aggiunta dell'Ufficio dell'Historiador. Buenas a todos. Ese gran panel que desde Italia nuestro queridísimo embajador nos proporciona para poder llegar a ustedes desde La Habana en este 501 aniversario que celebramos
y dedicamos a nuestro querido historiador. Con el permiso, vamos a retirar este nasobuco para poder hablar con más facilidad. Estamos aquí en la casa que muchos visitaron durante mucho tiempo y quise escoger este lugar de la calle de Amargura, la casa de Arango y Parreño, con este mural donde sé que todos estuvieron de alguna manera fotografiados al lado del hombre que desde esta silla siempre nos acompañó y esperamos para juntos compartir algún evento, algún encuentro, algún intercambio, algún proyecto de colaboración. Y me pareció que era el lugar más apropiado para llevar este tributo a la Italia que tanto quiso. La Habana hoy está preparada. Este día 16 tendremos una gran fiesta, como él la soñó siempre, como él la quiso, y levantando obras que, aunque el año no nos acompañó por esta pandemia que nos ha azotado tanto tiempo, sí tendremos obras muy importantes que inaugurar, y estaremos el 16 caminando La Habana, el kilómetro de oro. Estaremos inaugurando obras que él dejó listas a punto y que dedicaremos a su nombre, como estamos dedicando ya este aniversario 501 Leales a Leal, que sé que ustedes también lo han acogido para su campaña. 25 años atrás, cuando comenzaba yo apenas a trabajar con él en la oficina, exactamente en el año 98, comenzó mi primera historia con él que nos acercó un poquito a la Italia. Y fue aquel día que me dijo, arquitecta, usted va a ser la proyectista general del Castillo San Salvador de la Punta, el castillo del ingeniero militar Antonelli, Juan Bautista Antonelli. Fueron años donde aprendí muchísimo, donde me llevó de su mano. Quería yo enseñarles y he estado buscando en estos días, esta es mi carpeta que guardo todos los recuerdos de aquellos momentos, de aquellos primeros momentos en que yo prácticamente como una técnica, porque todavía no aspiraba a estar mucho más pegada a su lado, hoy como directora adjunta de la Oficina del Historiador, guardaba aquellos recuerdos donde él con sus propias manos nos hacía aquellos dibujos, lo que quería lograr él de aquel castillo de Antonelli que estudió él y nos daba las clases, y con cada una de ellas nos iba explicando el historiador cómo salvarlo, que nos daba las clases de qué cosa era lo que aspiraba él que mostráramos a los cubanos, a La Habana, de aquel castillo que el ingeniero Antonelli, incluso el jardín, el portón, cómo lo quería. Es decir, realmente fueron los primeros esbozos y de ahí salió aquel maravilloso proyecto de los Antonelli, que además fue galardonado, fue la primera obra que el Consejo Nacional de Patrimonio de Cuba le dio el premio a la mejor restauración del año 2002. Realmente fue una experiencia tremenda. Hay fotos, hay una foto entonces que quiero también que ustedes la tengan hoy. El primer trabajo voluntario fue a trabajar con nosotros allí a la obra y aquellas niñas que están en esa foto fueron, esas niñas terminaron trabajando después de 20 años también bajo las orientaciones de Leal, ingenieras, arquitectas, convertidas, y nosotras todas jovencitas con él aprendíamos ahí. Yo leía entonces aquella memoria que hice cuando terminamos los 4 años de trabajo con Leal, y releía yo que, y se las quiero leer un momento, ¿no? Porque creo que vale la pena. Decía yo en aquel momento, cuando terminamos aquella gran obra con aquel gran premio, decía: agradezco a nuestro querido Leal, como cariñosamente le llamamos, el haberme dado esta oportunidad de merecer su confianza, oportunidad de trabajar bajo la guía constante del más grande de los restauradores cubanos, él, oportunidad de tener mi propio proyecto. Esas son las posibilidades que siempre nos dio a los jóvenes, y poder moldearlo con mis manos, anhelo de cualquier arquitecto. Todo comenzó entonces, decía yo, con su convocatoria a ese gran trabajo voluntario
de la foto que les mostré en octubre del 97, donde expresó, una vez concluido el trabajo, la idea básica del futuro proyecto y los primeros esbozos que les presenté con sus claras ideas fueron trazadas con sus propias manos. Así empezó. Recuerdo entonces que para buscar historia de los Antonelli, nos enlazó, nos puso con el arquitecto Gasparini, un arquitecto italiano, que entonces en aquellos tiempos viajaba mucho con nosotros, y Leal entonces lo puso de asesor nuestro. Es decir, que realmente todo estuvo vinculado a mi primera obra, de la mano de Leal y con la Italia alrededor nuestro. Pero sí algo vimos y aprendimos cuando visitamos Italia, que de allí aprendió a Leal, aprendió nuestro historiador, la belleza, el estilo. Y entonces caminábamos y cuando decíamos, pero si esto se parece a lo que yo tengo, pero si esto se parece a lo que hicimos, pero claro, fue su escuela, fue su vida, es decir, realmente amó y trasladó hacia nuestro centro histórico todo lo que aprendió en aquella escuela florentina, en aquella escuela de Roma. Mucho tenemos que hacer todavía. Agradecer a la cooperación italiana por todo lo que estamos haciendo y transmitir confianza, porque los sueños de Leal todavía van a llegar muy lejos. Tenemos proyectos de vivienda con ustedes tremendo, que estamos en este momento iniciando, otras terminando. Agradecer por la cooperación con las escuelas, agradecer por el gran complejo de Santa Clara, es decir, que va a ser algo que le dedicaremos, y yo digo, ya deberá llevar su nombre, y que sabemos que ustedes están cooperando con este gran proyecto nuestro aquí en La Habana, y que en los próximos 2 años será la gran obra que estaremos inaugurando en el Centro Histórico. Y con la cooperación de ustedes, por supuesto, con la que contamos siempre, decirles que aquí estamos, que seguimos, que somos un equipo que dejó formado y que no descansaremos, porque yo digo que no tenemos derecho a descansar mientras haya tanto que hacer todavía por ese Centro Histórico por el que batalló y por el que dejó su vida. Cuánto amó a esa Italia, cuánto la extrañaba, cuánto sé que su último viaje tenía pensado llegarse al Vaticano, y tenía todo un proyecto y un plan de viaje que no pudo ser físicamente, pero estamos seguros que hoy está cerca de ustedes y de nosotros también. Muchas gracias, embajador, muchas gracias a todos los que hicieron posible de que esto hoy, 16 de noviembre, pudiera salir al aire y recordar a nuestro querido Leal. Gracias. Sí, los sueños de Leal van a llegar muy lejos, estoy convencida. En este saludo de Perla hemos oído mencionar mucho a Florencia. La Florencia de Leal es puro renacimiento, es pura bottega rinascimentale. Naturalmente su questo ci può parlare davvero il professor Michele Paradiso dell'Università di Firenze, della Facoltà di Architettura. Grazie professore, benvenuto. Dicevo, intanto ringrazio, saluto tutti e ringrazio chi ha pensato che io potessi essere un buon testimonio di alcuni aspetti della personalità di Eusebio Leal. Quando vedo nel parterre molti amici che avrebbero potuto farlo altrettanto bene. In ogni caso, quando si deve parlare di un grande, si passa sempre attraverso il racconto delle relazioni che si sono avute. Ho preso il primo contatto con Eusebio Leal in un congresso del SICOP del 1996 o 98 che si teneva a San Francisco, La Habana Vieja, prima volta a Cuba, e ascoltarlo nella conferenza inaugurale fu amore a prima vista. Amore a prima vista perché era chiaro che era un retore vero.
un maestro dell'eloquio, dell'eloquenza, non come se ne incontrano di molti retori superficiali. In quella conferenza la mia mente viaggiò in mondi che lontani e mi convinsi, ascoltandolo, dell'importanza delle connessioni. E due anni dopo ritornai a Cuba e grazie al contatto del suo collaboratore di allora, il professor Essel Castiglio, gli chiesi l'autorizzazione a poter incominciare a collaborare facendo delle tesi di laurea per i miei studenti. E sicché Eusebio, ci conosciamo un po' meglio, ci assegnò il tema della casa della Iagruma in Cagli Orelli, che ora è diventato il centro Victor Hugo. Da allora le collaborazioni con la Habana Vieja, soprattutto dal punto di vista, sono state tantissime. Ricorderò tre edizioni del Diplomado organizzato con il programma Universital del programma PDHL delle Nazioni Unite, dove si insegnavano in collaborazione con le università della Habana tutti gli approcci possibili alla conservazione del patrimonio storico. Queste tre edizioni hanno creato una scuola. Eusebio con l'officina ha accolto non solo logisticamente la possibilità che si potessero realizzare. Poi mi ricordo che immediatamente dopo quello che avete sentito da Perla, cioè la Real Fuerza, il Gasperini, quelli furono gli anni in cui si scoprì che i famosi ingegneri militari, gli Antonelli, che hanno costruito tutto il sistema fortificato del Caribe fino al Brasile, non erano affatto spagnoli, ma erano italiani, nati a Gatteo. E questo fu l'occasione perché si organizzasse a Gatteo, grazie all'appoggio dell'allora assessore alla cultura di questo comune, un congresso in cui Eusebio fu invitato, e dopo, in un'occasione successiva, io gli chiesi di poter lavorare e studiare le volte, i sistemi strutturali del Castello del Moro dell'Havana. Cosa non troppo semplice, perché all'epoca, e forse anche adesso, tutta la Baia dell'Havana ha diverse istituzioni di riferimento. Però lui, con un senso dell'ironia, mi disse: tiene suerte con tu secondo apellido, te vas a facilitar. E infatti il mio secondo cognome è Antonelli. E sembrerebbe proprio, secondo alcuni studi che si stanno facendo, che ci fu una emigrazione di ritorno nel secolo XVIII. Ma che dire, tutto l'appoggio che mi ha dato per lavorare sempre con un progetto di cooperazione al restauro della Cappella della Dolorosa in Bayamo, che poi nel 2008 ebbe un premio dal Ministero di Cultura. Appoggio discreto. Ci incontravamo qualche volta, parlavamo, e lui mi diceva: bisogna iniziare dagli ultimi. E voi sapete bene che Eusebio Leale era di umili origini e che a 22 anni cominciò a lavorare per mantenere la mamma. 50 e passa anni di lavoro indefesso, tant'è vero che ancora oggi mi chiedo dove trovasse il tempo nell'ultimo periodo. Non è una cosa ferma, è una cosa che si muove nel tempo. Eusebio Leal mi ha aiutato in quell'occasione, è stato presente malgrado il difficile momento suo per i noti problemi nel 2013 alla presentazione del libro sulla Capiglia, e mi ha aiutato anche nell'attività di cooperazione per il restauro della Cattedrale di Santiago di Cuba. E
sempre in forma discreta. Era sufficiente che mi dicesse cuenta conmigo perché io potessi stare tranquillo su tante questioni, tante cose. Le cose che ho sentito prima mi hanno un poco rivoluzionato quello che volevo dire e lo sto dicendo con molto disordine, me ne scuso. Ma il riferimento, evocare Eusebio Leal, mi provoca sempre tanta emozione, perché davvero l'ho conosciuto anche nel suo aspetto privato. Nel 2005 noi lo abbiamo invitato a Firenze per inaugurare l'anno accademico e ha parlato nell'imponenza della Sala dei 500 di Palazzo Vecchio a tutto il corpo docente e a moltissimi studenti, perché appunto fino a riempire al limite delle condizioni. E in quell'occasione sottolineò l'importanza di tessere i rapporti tra il Mediterraneo e quello che lui definiva appunto come il Mediterraneo del Caribe. Di quella opera, di quella conferenza, noi abbiamo una vecchia cassetta VHS, ma siccome, e la ringrazio, Maria Rosa Stefano ha ricordato che il Dipartimento di Architettura, al quale mi onoro di appartenere, voglio dire con orgoglio, perché nessuno me lo può disconoscere, che ho costruito quel progetto per restaurare la scuola d'arte del mio caro amico Roberto Gottardi per 4 anni di duro lavoro, facendo la spola tra la diplomazia italiana e il Ministero di Cultura. Bene, il Dipartimento è l'assessore tecnico, stiamo ancora lavorando, ma quando mi venne l'idea, io mi consultai con Eusebio e lui mi disse: mi sarebbe piaciuto che a coordinare questo lavoro per la parte cubana fosse stata l'Officina dell'Historiador. Ma se questo non può essere, non importa, ti aiuterò comunque. Bene, noi abbiamo recuperato i piani originari degli anni 60 del progetto della scuola di teatro di Roberto Gottardi, grazie al fatto che Eusebio ha dato il visto bueno perché si potessero aprire l'archivio storico della sede di restauro a Lavana Vieja. Sempre una cosa meravigliosa, professore. Come intervengo, dice? Solo per avvisarla, sì, come sì. Mi ha chiesto dei 2 minuti. Va bene, allora, i 2 minuti. Allora, dico solo che chi volesse, se ha piacere, saperne un po' di più, l'officina del conservador della città di Baracoa ha organizzato un bollettino dove ha chiamato a ricordare Eusebio Leal moltissimi cubani e ha chiamato anche me. Questo bollettino è a vostra disposizione, se volete ve lo posso mandare per mail, perché è interessante proprio sentire il ricordo di coloro che proprio lì, da tutte le parti, lo hanno. Fare un'osservazione in questo, permettetemi, chi mi conosce sa che sono un po' così, ho sentito molto parlare dell'Havana e dell'Havana Vieja. Attenzione, ma Cuba non è solo l'Havana, Cuba è l'oriente di Cuba. Se noi dobbiamo partire dagli ultimi utilizzando la conservazione del patrimonio come pretesto per migliorare la qualità della vita, dobbiamo andare a cercare gli ultimi fra gli ultimi, incominciando per esempio da Baracoa, incominciando da Punta Maisì, incominciando da quello che sta facendo il mio amico Augusto Chiaia per la cooperazione al Cobre. E quindi penso che solo così il modello della Havana Vieja possa avere un valore in più anche all'interno del territorio cubano. Adesso, senza ombra, senza paura e senza vergogna, io vi dico qual è la cosa che più porterò nella memoria e mi emoziona ricordare. Tutti noi nella vita abbiamo dei momenti in cui non stiamo bene. Io ho passato dal 2008 al 2011 2 anni e mezzo di profonda depressione per fatti personalissimi. Nell'aprile del 2011
sono ritornato a La Habana e ho incontrato Eusebio, che mi ha chiesto come stai. Lui mi chiamava maestro quando mi vedeva, la qualcosa mi metteva in grandissimo imbarazzo. Mi abbracciava alla sua maniera, sapete come abbracciava Eusebio Leale, quasi senza toccare. E io gli spiegai, perché conosceva un pochino il contesto nel quale erano poi successe queste cose. Non parlammo di lavoro. Con delle parole che non avevano nessuna possibilità di essere equivocate, parlando per mezz'ora con la sua eloquenza, mi disse delle cose che mi lasciarono completamente rintontolito. Lo salutai meccanicamente e improvvisamente mi ritrovai sul Malecón, sul mio amatissimo Malecón tradizionale. E sempre più con la mente confusa incominciai a osservare i ragazzi che erano seduti sulla spalletta guardando il mare, abbracciandosi, o le famiglie, o i palazzi che conosco a uno, o i bar. E piano piano, grazie a Eusebio Leal, tutta la confusione di quell'armadio di cassetti dove le cose erano completamente disordinate andò improvvisamente a posto. E io questo me lo porterò fino a che vivo. Ringrazio Eusebio non per essere l'historiador di tutta Cuba, ma per questo profondo affetto che mi ha dato e per l'aiuto enorme, mi ha ridato la vita psichica, perché Eusebio aveva una qualità che pochi hanno, sapeva ascoltare e sapeva dare. Grazie. Grazie a lei, professore, per questo emotivo ricordo e per aver ricordato un altro importantissimo aspetto della vita e dell'opera di Eusebio Leal: essere stato l'esempio buono che si è moltiplicato per tutti i centri storici delle città di Cuba, che è arrivato fino in Oriente. Penso in questo momento a Baracoa, che era un lembo di terra abbandonato, e fin lì è arrivato l'esempio del fare di Eusebio Leal, ma anche la trasformazione del gusto, che ha insegnato a tutti ad apprezzare il bello. Molte grazie, professore Paradiso. Io, per l'ultimo intervento, vorrei, del nostro ambasciatore di Cuba, vorrei introdurlo, è un uomo di grande cultura, e vorrei introdurlo con una frase che oramai è diventata celebre, della grande poetessa Fina García Marrús. Una frase scritta, un verso scritto molto prima della morte di Eusebio, ma si sa, i poeti sono anche profeti. E Fina García Marrús ha scritto: quando lo olviden los hombres, todavía lo recordarán las piedras. Ed è vero, tutte le pietre della Habana Vecchia parlano di Eusebio Leal. Vogliamo ora ascoltare Juan Carlos Rodríguez, ambasciatore di Cuba in Italia, e ringraziarlo per aver collaborato a questo incontro. Grazie a tutti per essere oggi insieme, ricordando Eusebio Leal, oggi è il giorno dell'anniversario 501 della Habana. Ringrazio tutto quello che hanno detto ognuno di voi. Io, quello che avete detto mi ha emozionato tantissimo. Adesso sono io in imbarazzo. È impossibile parlare di Eusebio senza sentire molto profondo quello che ha che vedere con la sua memoria. Quello che hai detto, Alessandra, adesso è forte. Ma non soltanto lo ricorderanno tutte le pietre, lo ricorderemo tutti. Lo ricorderà il cuore della nazione cubana. Certo, professor Paradiso, condivido con lei e con tanti altri, e soprattutto con lo stesso Eusebio Leal, il fatto che il nostro patrimonio
no, non è soltanto quello che ha a che vedere con la Habana Vecchia, neanche con tutta la Habana. Eusebio tutta la sua vita ha difeso molto il bisogno, la necessità di pensare in il recupero e nel sviluppo del patrimonio di tutta la nazione cubana. È lo stesso senso dell'ufficio dell'istorico. Molti no, è difficile trovare un simile in una istanza come questa in altri luoghi del mondo. Si parla di un storico, di un ufficio, di un storico, e si pensa soltanto a quelli che stanno studiando il passato. E non è il caso. L'ufficio dell'istorico, lo sapete benissimo, è nato in un momento importante della nazione cubana, quando ricevamo un influsso molto forte degli Stati Uniti. E in quel momento una parte importante degli intellettuali più avanzati della nazione ha considerato che era importante creare una istituzione che aiutasse a preservare il patrimonio e le nostre tradizioni, che sono latine. Eusebio, lo sapete benissimo tutti voi, è stato un allievo molto avanzato di Emilio Roy de Lucerrin, il primo storico della città della Habana. E sempre dall'inizio, dal momento che ha dovuto assumere la direzione di quell'ufficio dell'istorico nell'anno 1966, Eusebio ha sempre saputo difendere la necessità, come diceva, di valutare tutto il patrimonio della nazione. Infatti, negli ultimi anni, Eusebio era non soltanto l'istorico della città della Habana, sino anche del presidente degli storici di tutte le città patrimoniali di Cuba. La Habana stessa è piena di un patrimonio. Ci sono sfide importantissime per noi. Lo diceva la direttrice dell'ufficio dell'AIX a La Habana, lo hanno detto altri. La sfida di preservare l'enorme patrimonio urbanistico e architettonico della Habana è enorme, soprattutto per la dimensione di un paese in via di sviluppo come il nostro, che è sottoposto a tante difficoltà e anche a un pernizioso blocco economico, commerciale e finanziario che da 60 anni ci fa grossi danni. Ma la cosa credo più importante è che La Habana ha il suo patrimonio, ha ancora il suo patrimonio, e lo hanno anche altre città. È un compromesso molto forte. Diceva Perla che i sogni di Eusebio continueranno e continueranno andando avanti molto a lungo. Noi speriamo quello. Oggi, nel 501 anniversario della città della Habana, quando diciamo tutti noi essere leales a Leal, vuol dire non soltanto una frase, vuol dire non soltanto ricordare un uomo che ha fatto tanto, che ha lavorato tanto, perché era un lavoratore incredibile, che ha lavorato con la testa e con il corpo, che ha lavorato al di là delle sue forze. Sino vuol dire soprattutto continuare quel sogno, e continuare quel sogno con le chiavi che Eusebio ci ha dato. Eusebio non è stato soltanto un restauratore, io credo che sì. Alessandra ricordava che a lui le piaceva sentirsi un restauratore. Io credo che Eusebio è stato più che un restauratore, un fondatore. Eusebio ci ha insegnato cosa è difendere i valori più profondi della nazione. Eusebio ci ha apportato tantissimo all'orgoglio che noi cubani abbiamo del nostro passato. Eusebio sempre ci ha insegnato a capire non soltanto a capire e a far sì che ognuno di noi abbia il coraggio di impadronirsi dei propri valori in un mondo come questo, in un mondo in cui c'è una tendenza a volte perniciosa
dentro della globalizzazione internazionale, diceva, ci ha insegnato a difendere i nostri valori, essendo parte del mondo, senza dimenticare il mondo, siamo una piccola parte del mondo, ma difendere i nostri valori, difendere i nostri il nostro patrimonio è fondamentale per essere chiaro del ruolo che abbiamo nel mondo. E questo Eusebio Leal ci ha insegnato, non soltanto a lavorare per recuperare tanti edifici, tanto patrimonio, tanta bellezza che abbiamo costruito in 500 anni di storia, sino ci ha insegnato soprattutto a difendere quello in funzione del presente e del futuro. Ha stato un avanzato anche nella sperimentazione dei modelli dei rapporti sociali, e ha stato un gran avanzato anche in instaurare dentro del marchio della Habana Vecchia delle esperienze di gestione economiche e familiare che in quel momento erano avanti alle misure che si hanno preso anni dopo. Io credo che il rapporto fra Eusebio e l'Italia è, come lo hanno detto molti di voi, molto speciale e molto più profondo. Ognuno ha la sua propria esperienza diretta con Eusebio. Io ho avuto il piacere enorme che mi ha marcato per sempre quando era consigliere culturale qui dal 2000 al 2003, di essere invitato per Eusebio più di una volta quando è arrivato a Roma per andare a Roma. Alcuni di voi ha parlato di quel programma, Alessandra, tu hai parlato di quel programma in la TV cubana, Andar La Habana. Questo è stato un programma fondamentale. Ricordo quando era giovanotto, io lasciava di fare altre cose per guardare Eusebio, per guardare quelli 28 minuti di sentire Eusebio andare per La Habana spiegando tante belle cose. E qui lo ha fatto, e qui ci ha portato, ricordo in quel momento l'ambasciatrice Mary Flore a me per Roma, e vi posso assicurare che la conoscenza, e non soltanto la conoscenza, il sentimento che aveva Eusebio Leal al riguardo dei segreti di Roma, del patrimonio di Roma, era impressionante. Io credo che Eusebio è un pilastro non soltanto per La Habana Vecchia, per La Habana intera, non è soltanto un pilastro fondamentale per il futuro della nostra nazione, è un figlio benemerito di Cuba, senza dubbio, un figlio benemerito che amiamo tutti. Ma credo che Eusebio Leal è anche un pilastro del ponte culturale fra l'Italia e Cuba, perché Eusebio ha fatto tantissimo per revalorizzare quell'enorme patrimonio che condividiamo italiani e cubani. Io ringrazio tantissimo alle autorità italiane, al governo italiano, al Ministero degli Affari Esteri dell'Italia, alla cooperazione italiana, alla ICS, all'Istituto Italo-Latinoamericano, a tanti altri, a tanti altri che hanno lavorato questi anni a titolo di professori universitari, di persone. Sto guardando che ci sono qua accanto a noi tante persone che hanno conosciuto Eusebio, che hanno lavorato anche. Dico ringrazio a tutti per la cooperazione, per la collaborazione, per l'appoggio che ci hanno dato, per l'appoggio che ci hanno dato durante tanti anni, per l'appoggio che continuano a darci. Ricordo alla fine dell'anno scorso quando abbiamo avuto gli ambasciatori di America Latina a un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri d'Italia, Giuseppe Conte, all'Istituto Italiano Latinoamericano, che lui quando ha fatto il racconto della cooperazione italiana allo sviluppo ha sottolineato in un modo molto chiaro, in particolare la cooperazione che Italia offre a Cuba nell'ambito della preservazione del patrimonio culturale. E io ho detto più di una volta a tanti interlocutori
che per noi è un orgoglio non soltanto proteggere, recuperare, sviluppare nel senso della cultura, dell'appropriazione del patrimonio non soltanto come le pietre antiche, sino quell'spazio dove possiamo continuare a sviluppare la nostra vita e soprattutto in modo sociale e reale. Diceva che per noi è un orgoglio non soltanto quello, sino anche difendere quel patrimonio che abbiamo in Cuba e che è un patrimonio anche italiano. La Habana stessa, oggi arriva al 501 anniversario, è una città che in grossa misura è una città anche italiana. Lo sapete bene tutti voi, è una città piena della presenza italiana, ma della presenza italiana non soltanto nel patrimonio tangibile, è una città piena della presenza italiana nel patrimonio anche intangibile. Non possiamo dimenticare esperienze come quella di Caruso, quando ha dovuto cantare al teatro Tacon e ha dovuto uscire per una allarma di incendio, vestito di Ramsés per le strade cubane che lo hanno detenuto. Ci sono tante cose belle che noi manteniamo come, come nostre, che credo che sono un orgoglio. Grazie, ripeto, a tutti voi. Mi piacerebbe dire altre tante cose, ma credo che siamo sopra il tempo previsto. Io voglio alla fine ribadire un senso, un'idea molto importante. Essere leale a leal dovrà essere anche un compromesso molto grande con il presente e il futuro della nazione cubana e del luogo della nazione cubana nel mondo come un fattore di pace, di cooperazione, di condivisione e di costruzione di un mondo migliore. De molto di quello anche ci ha insegnato Eusebio Leal. La sua opera ha stato anche una opera che andava in quella direzione. Eusebio Leal ha fatto sì che il mondo potesse essere presente a La Habana, che tutto il mondo potesse essere presente. E lo sapete benissimo, non soltanto l'Italia. E questo, questo anche è una proposta enorme per questo mondo complesso nel quale viviamo, per questo mondo pieno di contraddizioni e di difficoltà. È una forza che si dà, che ci dà, è un orgoglio nostro. Eusebio continuerà con noi in il compromesso del, dei cubani del presente in lavorare molto forte per continuare i sogni, per continuare i sogni dei uomini, delle persone come Eusebio Leal. Grazie a tutti voi per essere accanto a noi. Grazie. Grazie ambasciatore, grazie per queste sue parole. È vero, Leal apriva porte, costruiva ponti, invitava a fare di Cuba, della Habana e della Habana Vecchia un centro internazionale. Eppure quel paese, non lo dimentichiamo, è da più di 60 anni bloccato e riceve sanzioni. Anche contro questo ha lottato Eusebio Leal. Sono sinceramente dispiaciuta che tutti questi nostri uditori, non so come si chiamino in linguaggio ora telematico, le persone che sono state presenti qui, non averle potute vedere, sentire la loro simpatia, la loro emozione, il loro amore spesso per questa persona. Così straordinaria che stasera abbiamo voluto, nelle condizioni che purtroppo i tempi attuali ci danno, abbiamo voluto ricordare, lo faremo ancora, lo faremo sempre. Abbiamo
tanti stimoli dalla sua vita e dal suo operare. Saluto e ringrazio tutti quanti i partecipanti e ancora, mentre ci salutiamo tutti, vi invito a vedere il video Andarla Havana, di cui parlava prima l'ambasciatore. Eusebio Leal ci accompagna ancora per quelle belle strade e piazze. Grazie e buonasera a tutti. Vuelven los martillos neumáticos sobre la ciudad. Un cigarrillo encendido dibuja la silueta de un hombre que el destino volverá a metal. Es hombre, sueño, viejo, niño, La Habana es su carrusel, en donde giran los misterios de una ciudad que desnuda el esqueleto cada amanecer. Y sueña campanas, portales con alas, y alza los brazos divinos al sol. De muros y adoquines que al final son como espejos, huellas, reflejos de un sentimiento leal al tiempo.